35 degrees, 750, coming down to 23. 540 feet, down at 15. 150 feet, down at 4. Altitude, velocity, light. 8.5 down, 220 feet. 11 forward, coming down nicely, 200 feet. 4.5 down, 5.5 down. 100 feet, 3.5 down, 9 forward. 875 feet, that's looking good, down a half. 6 forward, 60 seconds. Lights on, forward, forward. 40 feet down, 2.5. Picking up some dust. Il passo successivo è abitare lo spazio, da prima di andare su Marte, prima di andare, che è venuto prima ovviamente, sulla Luna. Il concetto successivo è quello di creare una casa nello spazio, un qualcosa che consentisse per lunghi mesi, per lunghi periodi, l'abitazione di uomini nello spazio. E questo è quello che è la stazione spaziale. Quelle più importanti è la Mir, russa, che era un programma completamente russo. Vedremo poi, ci sarà anche l'equivalente in corrispondenza del periodo di missione Apollo anche dal punto di vista americano, quello Skylab, e successivamente quella che è la Stazione Spaziale Internazionale, che ha un'ottica completamente differente, perché è una stazione che non è fatta solo dai russi o solo dagli americani, ma è una cooperazione sostanzialmente a livello mondiale. Attracca sulla Stazione Spaziale Internazionale lo Space Shuttle, fin tanto che era in servizio, attacca la Soyuz, che oggi è l'unico vettore che parla, comunica e consente il raggiungimento e il ritorno a terra dalla stazione spaziale. È lungo quanto un campo di calcio. Ovviamente non è stata costruita, non è stata trasportata tutta così in maniera integrale, ma la costruzione è avvenuta attraverso una serie di missioni aerospaziali dove i singoli moduli, ne vedete al centro in basso uno, tra cui orgoglio italiano perché è stato fatto a Torino dalla Legna Spazio, e vedete anche una sorta di finestra verso la Terra, che fa parte appunto della stazione spaziale. Vedete come è strutturata? Ovviamente, come dicevo prima, la stazione spaziale si costruisce a pezzi nello spazio, viene trasportata modulo per modulo e costantemente viene ingrandita fino a che raggiungerà la sua configurazione fondamentale. Ripeto, quasi un quadrato 100 metri per 80, quasi praticamente un campo di calcio, con tutti quelli che sono i vari moduli di servizio e tutte quelle sono le attività sperimentali che possono essere fatte, perché se io sto in orbita bassa sto in condizioni di microgravità, quindi in cui la forza di gravità è ridotta moltissimo rispetto a quello che è il valore sulla Terra, i famosi 9,81 metri sul secondo quadro, e mi consente di fare delle attività in assenza di gravità, in cui i fenomeni possono essere completamente, sono completamente differenti rispetto a quello che succede in presenza di gravità. Qui vedete un altro filmato su come la stazione spaziale, quindi un grandissimo traliccio all'interno sul quale vengono di volta in volta, attraverso le varie missioni spaziali, quello che è accaduto, inseriti tutti i vari moduli. Vedete ovviamente dei grandissimi pannelli solari necessari per l'alimentazione elettrica, vedete un docking di quello che potrebbe essere un vettore futuro successivo allo Space Shuttle, vedete quelle sono tutte le operazioni che possono essere fatte con una stazione spaziale. Ovviamente abbiamo detto che c'è il vettore, il lanciatore, serve per lasciare la Terra, ma poi nello spazio cosa ci va? Abbiamo visto la stazione spaziale, le sonde che viaggiano nel sistema solare, scoprono i pianeti, scoprono le comete, atterrano sulle comete, ma anche i satelliti per le telecomunicazioni, per il GPS, per la navigazione, per vedere la televisione, e quindi degli oggetti che orbitano intorno alla Terra in un'orbita bassa, si chiama LEO, Low Earth Orbit, che ha circa 300-400 km ed hanno una struttura, un corpo, sostanzialmente uno scatolotto con dei pannelli solari più delle antenne per fare le varie comunicazioni. E, non mi dilungo, perché però una curiosità, potete vedere dei satelliti che sono, lo dico soprattutto ai ragazzi, magari i giovani più anziani come c'è il generale Cardinale, riconoscono queste cose. Se quello scatolotto fosse semplicemente così lasciato orbitare per effetto di quelle che sono le leggi la prima legge di Kepler, ma anche le altre due, intorno ad un corpo, ovviamente non manterrebbe quell'orbita, ma verrebbe piano piano degradata, subirebbe un drag atmosferico, rientrerebbe, o comunque se assumerebbe delle configurazioni differenti per effetto delle perturbazioni gravitazionali. Quindi al suo interno
avrà delle ruote, se è quadrato, che nei tre assi principali diverse gli daranno la stabilità in tutte le direzioni, appunto, fondamentali, principali di inerzia del satellite. Vi capiterà di vedere, l'avete visto tante volte sullo Space Shuttle, che veniva lanciato questo satellite, questo cilindro che ruotava su se stesso. Ecco, quella rotazione dava la rigidezza giroscopica per particolari applicazioni del satellite. Quindi una forma cilindrica oppure una forma, diciamo, sostanzialmente un cubo. Oppure dei mezzi di trasporto come può essere la Soyuz. Ovviamente per andare nello spazio servono i vettori. Vedremo i vettori russi, vedremo i vettori europei, vedremo Ariane, vedremo il Vega. E cosa succede? Il vettore, se vi ricordate quello che era lo spaccato della V2, sostanzialmente è esattamente la stessa identica cosa. Dei motori a propellente solido e a propellente liquido, dei serbatoi, ovviamente tutti i computer di bordo, e in testa, dentro due petali chiamati fairing, c'è quello che viene chiamato il carico utile, il payload. Nella V2 abbiamo detto era una testa di guerra, cioè una sostanza esplosiva sostanzialmente. Qui può essere una sonda, può essere un satellite, possono essere degli uomini, lo vedremo, che su un oggetto che si chiama LEM vanno verso la Luna. E ovviamente ogni nazione ha sviluppato, i russi, gli americani, ma anche gli europei hanno sviluppato i loro lanciatori. Una cosa interessante è che il lanciatore è fatto da più stati, no? Perché è fatto da più stati? Perché serve per ottimizzare quelle che sono le sue performance. Voi, faccio un esempio molto banale, immaginate di avere una scatola di latte, no? Ve lo prendete, uno scatolo parallelepipedo, all'inizio è tutto pieno di latte, no? A un certo punto lo consumate e il latte arriva a metà. Tutta quella parte di scatola che c'è in più, quella non vi serve. E se voi iniziate a muovere questa scatola di latte, sentite che è molto più instabile rispetto a quando era pieno, perché per quel fluido che sta occupando una massa superiore a quella sua effettiva sta producendo anche dell'instabilità. Allora che succede? Se io mano a mano che consumo carburante butto via tutta quella che è la struttura che non mi serve più, allora ecco che ho ottimizzato attraverso dei modelli matematici che si chiamano dei moltiplicatori di Lagrange, con una teoria che se facesse a stati infiniti, in realtà sono due, sono tre, in realtà riesco mano a mano durante il profilo di missione per allontanarmi dalla Terra, tolgo gli stati. Vedremo che lo Space Shuttle sostanzialmente fa una cosa simile attraverso due motori, ma di caratteristiche differenti. Ecco il concetto del multistadio. E i russi viaggiano oggi nello spazio attraverso la Soyuz. Vedete la configurazione, lo spaccato della navicella, davanti vedete l'attracco, il sistema per il docking alla stazione spaziale, vedete ovviamente quello che è l'ambiente di servizio molto piccolo dove viaggiano gli astronauti, in fondo i pannelli solari nella foto a destra, e vedete dei serbatoi, diciamo che hanno una configurazione cilindrica. Il serbatoio è cilindrico perché, diciamo, il miglior comportamento dal punto di sferico, scusate, dal punto di vista, diciamo fluido dinamico, il cilindro è la struttura migliore, anche quella che ha il maggior rapporto tra quello che è il volume e quello che è la superficie. È la sfera, esatto. E la sfera, sì. Hai detto cilindro. Okay, sfera. Però si vedeva che era una sfera, che okay, scusate. E vedremo lo Space Shuttle, ma lo Space Shuttle aveva, diciamo, un suo sosia in Russia, che era il Buran. Il Buran vuol dire tormenta in Russia. Se vedete quello spaccato, vedete che è una struttura, è un aereo sostanzialmente, ha delle ali, ha delle superfici di controllo, ha, diciamo, un cargo bay dove trasportare sonde, satelliti, payload, un carrello d'atterraggio perché atterrerà come un aliante, e quindi una configurazione diversa dal lanciatore verticale allo Space Shuttle, che è sostanzialmente identico per quanto riguarda, diciamo, la configurazione del Buran. I russi portavano il Buran sopra un aereo allo stesso modo di come fanno gli americani, però, diciamo, c'erano delle caratteristiche. Il programma è andato dal 76 al 92, ha fatto un unico volo nel 1984, ma senza uomo a bordo. Ci sono delle differenze sostanziali dal Buran e dello Space Shuttle. E, diciamo, la prima cosa abbiamo detto, con o senza uomo a bordo, mentre lo Space Shuttle è sostanzialmente solamente con un uomo a bordo, quindi non è in grado di volare da solo. Il vettore era il vettore energia, e l'altra cosa importante è che praticamente tutto il vettore energia era riutilizzabile. Nello Space Shuttle solo i booster laterali a solido sono riutilizzabili, il tank centrale
praticamente si distrugge nel rientro in atmosfera. Il Buran portava un carico utile maggiore rispetto allo Space Shuttle, 30 in partenza, 25 al ritorno contro i 25 e 15 dello Space Shuttle. Era stato trasportato, diciamo, progettato per essere trasportato in posizione orizzontale e poi essere sollevato, mentre, se vi ricordate, così come succedeva per le missioni Apollo, lo Space Shuttle veniva sollevato nel VAB, attaccato al booster e poi, diciamo, attraverso quel carrellone gigantesco, in maniera molto lenta, veniva portato, diciamo, sulla rampa di lancio. Un'altra cosa importante che avrebbe potuto salvare i due disastri che ha subito lo Space Shuttle è che praticamente il booster dell'energia non erano fatti a sezione, non c'era bisogno di quelle guarnizioni che si erano infragilite e che avevano, diciamo, dato l'esplosione del booster e quindi poi di quello centrale, e soprattutto, diciamo, non aveva sulla sua superficie, diciamo, la schiuma, quella che poi si era staccata, diciamo, durante il volo, aveva staccato la piastrella ceramica di protezione. Poi c'è il collega l'ingegner Sintoni che farà un breve excursus sui materiali ceramici per l'aerospazio, e quindi non sarebbe stato poi, diciamo, non ci sarebbe stato quel problema che la piastrella era saltata nel rientro atmosferico e il riscaldamento aerotermico avesse ha distrutto praticamente la struttura in alluminio. Negli anni 60, il 25 maggio del 1961, John Kennedy fa una dichiarazione storica nel Congresso e dice, lo vedete letto lì, dice sostanzialmente che gli Stati Uniti devono impegnarsi da lì, dal 1961, nei prossimi 10 anni, a portare un uomo sulla Luna. Questo, diciamo, non perché è facile, è complicato, ma darà il massimo di sé, raccoglierà tutti quelli che sono gli skill tecnologici, scientifici degli Stati Uniti d'America. John Kennedy non vedrà le missioni Apollo perché verrà ucciso prima a Dallas, ma è questo che ha lanciato il programma Apollo. Per arrivare sulla Luna, ovviamente, non bastava dire ok, fra entro 10 anni andremo sulla Luna, era necessario eseguire tutta una serie di step successivi. Il programma intermedio che ha abilitato di fatto quello che sarà poi successivamente il programma Apollo e successivo al programma Mercury, che era quello che aveva consentito il primo astronauta americano di lasciare la Terra e di andare in orbita, è il programma Mercury dal 63 al 69. Come? Gemini, scusate. Vedete i loghi delle missioni Gemini e vedete un lancio in alto a destra. Gemini, diciamo, ha testato attraverso tutta una serie di missioni tutte quelle che saranno state, che saranno le operazioni che dovranno essere fatte all'interno del programma Apollo per arrivare sulla Luna. E l'EVA, quindi l'Extra Vehicle Activity, ma vediamolo nel dettaglio. Ovviamente la capsula Gemini è piccolissima, forse molti di voi l'avranno vista nei musei spaziali che stanno negli Stati Uniti. Ha un paracadute di salvataggio, ha un radar, ha una cabina molto piccola ed ha dei motori per quanto riguarda, diciamo, anche quelle che sono le manovre di stabilizzazione oppure quelle che sono le correzioni orbitali che devono essere fatte. Vedete in basso a destra come gli americani, contrariamente ai russi, atterrano su acqua e poi vanno a prendere ovviamente gli astronauti. Le missioni Gemini, 12 in totale, sono state caratterizzate da tutta una serie di attività. Gemini 1 ovviamente era il primo volo di prova e serviva, diciamo, a testare il programma. Il secondo, suborbitale, per studiare gli scudi termici, saranno fondamentali quando praticamente il modulo, il LEM, il modulo di servizio, rientrerà nella superficie terrestre dopo essere stato sulla Luna. Gemini 3 è il primo volo con equipaggio, il LEM avrà un equipaggio. La prima Extra Vehicle Activity, sulla Luna ovviamente ci saranno missioni fuori dal sistema, dalla navicella. Problemi di durata, Gemini 5 e Gemini 7 furono, diciamo, caratterizzate dalla durata, 1 settimana e 2 settimane. Gemini 6, Gemini 8 e tutti gli altri sostanzialmente testarono quelle che saranno le attività che il modulo di servizio avrà sull'EM immediatamente dopo il lancio con il vettore Saturno, e lo vedremo nel dettaglio. Quindi il passo successivo, come aveva, diciamo, ipotizzato John Kennedy nel 1961 al discorso al Congresso, sono le missioni Apollo. Uno degli aspetti più importanti delle missioni che hanno introdotto è la ridondanza, l'affidabilità arrivata al 99% con una perdita degli astronauti probabilistica dello 0,1%. Forse son probabilità oggi neanche tanto alte, oggi sicuramente le probabilità saranno incrementate. Ovviamente il budget era stratosferico per quei tempi, forse dei budget oggi mai più
diciamo, raggiungibili dal punto di vista dello sforzo finanziario. Vedete in alto a destra quello che era il VAB, il Vehicle Assembly Building, alto più di 100 metri perché il Saturno era alto quasi 100 metri. E vedete in basso a destra sulla colonna Saturno 5 quelli che sono i valori di spinta del carico utile che è in grado di trasportare sia durante il trasferimento orbitale e fino a quando si arriva sulla Luna. E è dotato di LOX, ossigeno liquido, che viene iniettato all'interno del serbatoio alla fine perché è molto volabile, cherosene, e poi vedete tutti i vari stadi perché, come si è detto prima, il Saturno appunto era un vettore multistadio. Qui vedete una rappresentazione di quella che è la missione, quindi il lancio, ci si mette in un'orbita intorno alla Terra, ovviamente gli altri primi stadi sono stati abbandonati, e successivamente, prima del trasferimento, diciamo, verso la Luna, ci sarà una serie di operazioni che uniranno il modulo di servizio con il LEM, che viaggeranno verso la Luna, raggiungeranno un'orbita circolare intorno alla Luna stessa, il LEM si staccherà, il modulo di servizio continua ad orbitare intorno alla Luna, atterra il LEM, una parte di esso poi si staccherà dopo la missione, si riaggancia al modulo di servizio e si torna a casa. Infatti vedete esattamente qui, nell'ultimo stadio, il modulo di servizio e il LEM escono, il modulo di servizio fa una rotazione, aggancia il LEM, abbandonano il cilindro dell'ultimo stadio e si dirigono verso la Luna. Ovviamente l'allunaggio, il rover, ma lo vedremo nel dettaglio, è la bandiera americana. Indipendentemente, poi vedremo la teoria del complotto del 1976, il libro Siamo mai veramente stati sulla Luna. Lo vedremo in un filmato. Nel momento in cui il LEM e il modulo di servizio raggiungono l'orbita circolare intorno alla Luna, si stacca il LEM fa una manovra che sostanzialmente, qui essendo tangente, una manovra si chiama di minima energia, un'orbita alla Oman, senza entrare nei dettagli di meccanica celeste, ha una traiettoria pressoché, diciamo, orizzontale, partendo da una distanza di circa 480 km rispetto al punto d'allunaggio, fa una rotazione ed ha una fase ascendente che lo porta ad atterrare sulla superficie lunare. Qui vedete tutta la famiglia dei lanciatori. Il Saturno, vedete le dimensioni, rispetto a uno Space Shuttle o rispetto a quelli che sono i vettori moderni, Ariane, Vega e quant'altro, più alcuni, diciamo, prototipi sperimentali che non sono mai stati realizzati. Questa è la configurazione in testa dell'Apollo, quindi il modulo di servizio con il LEM, eccolo qui, quello che era il sistema, diciamo, l'escape system in caso di aborto di missione. Vedete Werner von Braun a fianco ai motori del Saturno, guardate le dimensioni rispetto al diametro dell'ugello di scarico dei tre booster del motore principale. E questa è la capsula che rientra con i paracaduti a terra. Diverse missioni Apollo, ovviamente vedremo quali sono state le caratteristiche, da Apollo 4 fino ad Apollo 17, l'ultima missione, e poi lo Skylab, che sarà la prima stazione spaziale sostanzialmente degli Stati Uniti, che userà di fatto quello che è il vettore Saturno 5. La torre di lancio, il trasporto in verticale, fino ad arrivare, diciamo, al punto, alla base di lancio. E vedete il primo booster, il primo stadio del Saturno, quanto è grande. Qui vedete tutta la configurazione, quindi primo stadio, secondo stadio, stadio finale, e qui vedete tutto ciò che è accaduto all'interno delle missioni Apollo. La missione Apollo 1 è sostanzialmente stata una tragedia, perché erano morti durante un'esercitazione in rampa, diciamo, tre astronauti. La 2 e le 3 formalmente non esistono, ecco perché nella foto prima in cui avete visto tutti Saturno, parte da Apollo 4, 2 e 3 non esistono. E, diciamo, c'era tutta la conseguenza, no? Dovuta diciamo, la perdita di tre astronauti, se era il caso di proseguire oppure no. 4, 5 e 6 servono per verificare la potenza del Saturno 5, se è in grado di uscire in atmosfera. Apollo 7, 15 giorni in orbita per vedere il modulo di servizio, come si comportava, perché dovrà lasciare l'orbita terrestre e andare verso la Luna. Apollo 8 raggiunge per la prima volta l'orbita lunare. Apollo 9 trasporta per la prima volta il LEM e fa delle operazioni con il service module, quello che abbiamo visto, la manovra di rotazione per poi agganciarlo il LEM e andare verso la Terra. Viene raggiunta la Luna nell'Apollo 10, si fanno tutte le manovre e si arriva a 15 km dalla superficie lunare, ma non si alluna. Lo farà
Apollo 11 alle 2.56 ora statunitense il 21 luglio del 69, quella famosissima frase di Neil Armstrong: questo è un piccolo passo per l'uomo ma un grande passo per l'umanità. Apollo 12 è il secondo sbarco, l'Apollo 13 è il famoso film Houston abbiamo un problema, arrivarono fino alla superficie, fino alla Luna, decisero ovviamente di non atterrare e di tornare a casa, per fortuna si salvarono. Il 14 l'Apollo fu una parola abbastanza critica, perché quello che erano le operazioni intorno alla Terra, da gancio, dal service module dell'EM, fu ripetuto 6 volte. Fu portato sulla Luna un primo modulo di trasporto, ma non ebbe un grande successo perché tendeva a sprofondare sulla superficie lunare. Con Apollo 15 viene portato un rover lunare, faranno 7 ore di missione all'incirca, allo stesso anche per l'Apollo 16, faranno 15 km con una velocità di quasi 20 km orari, portando 11 kg di campioni lunari sulla Terra. Apollo 17 è l'ultima missione che chiude il programma. Se vedete su quel link internet che vi ho dato, poi troverete la presentazione sul sito, e spiega tutto ciò quello che hanno lasciato gli astronauti, rover, bandiera, addirittura un astronauta ha lasciato la fotografia sua e della sua famiglia. E ad Apollo 14 Alan Shepard fu il primo essere umano a giocare a golf sulla Luna. Fu anche molto criticato perché c'è chi disse: abbiamo speso miliardi, milioni di dollari, miliardi, quello che sono, per portare uno ad andare a giocare a golf sulla Luna. Questo è il modulo di servizio che ha, si chiamava Columbia, e questo è il LEM, che è fatto da due parti, la parte che rimarrà sulla Luna e il modulo che poi si riaggancerà a quello di servizio per tornare a casa. Quindi Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin. Michael Collins rimase nel modulo di servizio, mentre Neil Armstrong e Buzz Aldrin furono i primi, con Neil Armstrong il primo, a scendere sulla superficie terrestre. Qui vedete un documentario, e poi cercherò di accelerare quindi non lo vedremo tutto, che sono le ultime fasi dell'EM che discende gradualmente sulla superficie lunare, come avete visto prima con una velocità verticale pari a zero, poi fa una rotazione e piano piano arriva sulla superficie lunare. E questo è il LEM, il modulo di servizio a terra. Questi sono alcuni campioni che vennero portati a terra, ovviamente analizzati per capire qual era la storia della Luna, ma anche la storia dell'universo, perché la Luna è bombardata costantemente da meteoriti che fanno tutti quei crateri, quindi dal punto di vista dello studio della fisica dell'universo sono estremamente importanti. Il rover, vedete che cammina sulla superficie lunare, nel 76 iniziarono i famosi complotti, siamo mai stati sulla Luna, fino ad arrivare ad anche delle pubblicazioni che hanno messo in dubbio che effettivamente l'uomo sia mai stato sulla Luna. E forse questa è la foto più emblematica, e forse valeva la pena di spendere veramente miliardi di dollari per mandare una sonda sulla Luna e fare questa fotografia, che è veramente straordinaria. Ovviamente altre cose ci sono sonde, satelliti, l'esplorazione spaziale, come ha detto prima l'ingegner Somma. Il futuro, quello che è stato il futuro delle missioni Apollo, che adesso è diventato storia del passato, è stato lo Space Shuttle, l'STS, lo Space Transportation System, che cambia, partendo dal progetto che nasce nel 69, completamente quello che è il concetto del vettore. Di fatto è identico al Buran, l'avete visto prima. Ha un serbatoio, un tank centrale di propellente liquido, carimento e booster di coda dello Space Shuttle, più due motori. Viene, il centrale, l'ho detto prima, viene perso, disperso nel rientro in atmosfera, più i due booster laterali di propellente solido che servono per quello che lo vedremo nel lancio d'inizio di missione. Vedete in basso a destra i primi studi della configurazione, alcuni prototipi che poi hanno portato allo Space Shuttle. E ha un cargo bay, ha un doppio deck ed è sostanzialmente un aeroplano. Vedete una struttura interna caratteristica di un aereo, il ponte di comando, il ponte di servizio, tutte le superfici nere sono tutte superfici ceramiche per la resistenza alle alte temperature, sono quelle che sono più esposte, vedete quelle dirette verso la direzione avanzamento dello Space Shuttle, i motori, il cargo bay e il braccio canadese per la movimentazione, oppure come abbiamo visto anche con Hubble, di quelli che sono diversi payload. Lo Space Shuttle decolla
verticalmente, dopo un primo tratto abbandono i booster laterali a propellente solido, il motore a propellente solido ha una spinta che non è modulabile, dura tanto quanto è il grano solido contro la quantità di propellente che è montato a bordo, se si spegne non può essere riacceso, quindi è ideale per dei trasferimenti. Per quanto riguarda delle manovre di correzione, per quanto riguarda delle manovre in cui la spinta, il tempo di spinta, la direzione di spinta deve essere controllata opportunamente, serve un motore a propellente liquido. Quindi lascia anche il motore centrale, si capovolge, vede verso la terra, dopodiché rientra in atmosferica. Questo è uno studio aerotermico durante il lancio e questo è del Columbia, il Challenge, l'Endeavour, l'Atlantis e il Discovery, quelli che sono stati i 5 Space Shuttle, di cui 2 per quei problemi che dicevamo prima all'inizio, per le guarnizioni, le schiume sul tank centrale, ha prodotto la perdita di due vettori. Ne hanno persi 2 su 5, che non è una grandissima statistica, ovviamente. Quindi un cargo bello, Space Lab è stato il laboratorio spaziale, è un po' quello che è il precursore praticamente dei moduli che saranno poi quelli della stazione spaziale. Lo Skylab, praticamente degli anni 70, lo Skylab finì la vita, l'ultimo Skylab l'11 aprile 1979, in cui lo riaccesero, si accorsero che stava orbitando con un'orbita sempre più bassa rispetto al drag atmosferico e lo fecero rientrare in atmosfera. 4 missioni, l'ultime 3 con l'uomo a bordo. Di fatto lo Skylab altro non è che un'evoluzione del Saturno 5, quindi l'ultimo stadio in cui c'è un modulo abitativo, il modulo di servizio, più alcune attività per quanto riguarda quelli che erano i primi telescopi spaziali che vennero appunto realizzati attraverso la missione Skylab. Lo Space Shuttle, qui vediamo una sua partenza. Quindi l'accensione dei booster centrali alimentati da quello da propellente, l'accensione dei booster laterali e la partenza. Subito dopo lo Space Shuttle fa una rotazione, punta verso il mare, guarda verso il mare nel caso in cui la missione debba essere abortita. È un po' lungo questo filmato, quindi lo vediamo tutto perché di tempo non c'è più tanto e a un certo punto si vede che si staccano i booster laterali e rimane soltanto il centrale. E questo è il volo iniziale appunto dello Space Shuttle. E lo Space Shuttle atterra, come atterra, atterrerebbe un qualsiasi aliante. Quindi senza un propulsore, un vero e proprio aliante, dopo essere rientrato in atmosfera, si apre un paracadute per frenare. Vedete qui in alto le superfici aerodinamiche che tendono a frenare, sono degli aerofreni. E il 21 luglio del 2011 con l'STS 135esima missione Shuttle con l'Atlantis, lanciato l'8 luglio, quindi una decina di poco più di 10 giorni prima, si chiude ufficialmente quello che è la missione dello Space Shuttle. Ovviamente dopo lo Space Shuttle gli americani pensano a qualcos'altro, la struttura è praticamente identica, ovviamente un po' più evoluta rispetto allo Space Shuttle, in particolar modo l'X-33. L'X-33 ha un concetto ancora più evoluto dello Space Shuttle, è una struttura che non ha il booster centrale, non ha i booster laterali, il tank centrale, i booster laterali, ma è di fatto un oggetto che può essere utilizzato quasi come un aereo. Lancio, lo mando nello spazio, rientro, poca manutenzione, sono in grado subito dopo di ripartire. Quindi un concetto che è un'evoluzione totale rispetto a quello che era il concetto dell'STS o del Buran russo. Orbitale e rientra in atmosfera e analogamente a quello che succedeva a qualsiasi oggetto che rientra dallo spazio, sia un modulo dell'Apollo, sia uno Space Shuttle o qualsiasi altra capsula, atterra come lo Space Shuttle, come un aliante,
rientra in hangar, concetto manutenzione minimale, che sono in grado di ripartire. Credo rapide, praticamente da una missione all'altra, vedrete i tempi estremamente ridotti. Li metto in posizione verticale e sono pronto a ripartire. Ovviamente non esiste solo l'X-33, c'è il progetto IXV dell'ESA, c'è Spaceship, Spaceship One, Spaceship Two, che serve anche per testare alcuni nuovi vettori che saranno l'evoluzione dopo dello Space Shuttle. Ovviamente dal punto di vista europeo anche l'Europa ha i suoi vettori, Ariane e Vega in particolar modo. E quindi vedete la le due configurazioni, la torre di lancio, e vedete lo spaccato dei due lanciatori. Sostanzialmente, ormai l'abbiamo visto n volte, siamo partiti dal V2, ma sostanzialmente sono fatti tutti allo stesso modo. Il passo successivo, come diceva l'ingegner Somma, e ci avviamo verso la conclusione, poi lascerò spazio, diciamo, un intervento molto gradito che abbiamo dall'ultimo momento da parte dell'ingegner Caltagirone, che è un dirigente tecnologico e si è occupato di Cosmos SkyMed, che farà un'integrazione di una parte che noi non avevamo inserito all'interno della presentazione. Anzi, lo ringraziamo perché rende ancora più completo, diciamo, tutto il viaggio che abbiamo fatto. Il passo successivo è arrivare su Marte. Ovviamente ci sono tutta una serie di passaggi. Abbiamo visto Hubble, abbiamo visto la tecnologia, esplorazione, scienza, la stazione spaziale, è necessario avere i vettori, i rover, le sonde. Non è un progetto facile, è un progetto che ovviamente, come è stato per Apollo, che è partito dal programma Mercury, è passato attraverso il programma Gemini, e poi solo dopo ad Apollo 10 ha consentito l'allunaggio, anche arrivare su Marte, diciamo, richiederà tutta una serie di operazioni. Ovviamente questo, diciamo, qualcosa non è andato bene, il porto Schiaparelli, per delle criticità che ci sono avuti nell'accensione dei booster, però sostanzialmente io ho, diciamo, una capsula che rientra in atmosfera, apre un paracadute, libera, diciamo, la mia sonda con dei razzi frenanti a terra. Purtroppo sono stati dei problemi, questa è la traccia su Marte di Schiaparelli, che ovviamente si è distrutta nel corso dell'atterraggio. Qui vediamo il filmato di cosa accade. 6 minuti, anzi meno di 6 minuti, è il breve lasso di tempo in cui la piccola astronave dal nome italiano ma di discendenza europea, il lander Schiaparelli della missione ExoMars dell'Agenzia Spaziale Europea, si gioca tutte le sue carte con una manovra spericolata tranquillamente su YouTube, in totale autonomia, per attraversare l'atmosfera marziana e arrivare sano e salvo a depositarsi sul suolo del pianeta rosso. Sganciato 3 giorni prima dall'orbiter TGO, Schiaparelli è programmato per uscire dall'ipernazione solo 1 ora prima di entrare in contatto con l'atmosfera, giusto il tempo per avviare il computer di bordo, far partire i sistemi automatici di guida, navigazione, controllo e telecomunicazione e preparare i motori per la frenata aprendo le valvole del carburante. Schiaparelli entrerà nell'atmosfera marziana ad un'altitudine di circa 121 km, a una velocità attorno ai 21.000 km all'ora. Nei 3 minuti successivi la sonda sarà via via rallentata dalla crescente resistenza atmosferica, mentre lo scudo anteriore sarà progressivamente dissolto dal calore sviluppato dall'attrito, proteggendo il resto della navicella. A circa 11 km sopra la superficie, quando la velocità di Schiaparelli sarà diminuita a 1700 km all'ora, verrà aperto un paracadute supersonico di 12 metri di diametro. 40 secondi più tardi, quando saranno terminate le oscillazioni e la navicella si sarà stabilizzata con una velocità di caduta attorno ai 250 km all'ora, verrà espulso il paracadute e tutto lo scudo anteriore. Quello che per tutto il viaggio, iniziato 7 mesi prima, ha tenuto al sicuro Schiaparelli. A questo punto il radar di bordo potrà iniziare a misurare l'altitudine e la velocità, sia orizzontale che verticale, della sonda, per tenere conto di eventuali venti che ne spostino la traiettoria, mentre il sistema di controllo attiverà i motori di bilanciamento a idrazina per scendere morbidamente fino a soli 2 metri dalla superficie. Quello che non funziona adesso. Schiaparelli stazionerà un attimo prima di spegnere i motori e depositarsi su Marte in caduta libera, dove una struttura deformabile assorbirà l'impatto. Può sembrare un modo un po' rude, ma gli ingegneri hanno valutato che è meglio una piccola botta piuttosto che rischiare di toccare la superficie con i motori ancora accesi, specie se la sonda si trovasse a colpire una roccia destabilizzandosi.
Un altro modo interessante per rientrare in atmosfera è con l'airbag, che è stata quella la tecnologia che è stata utilizzata per i rover. Il processo di rientro in atmosfera è lo stesso, quindi la sonda rientra in atmosfera, lo scudo termico protegge internamente dal riscaldamento aerotermico la struttura, si apre il paracadute anche in questo caso. Si apre la sonda, viene rilasciato il payload, a poca distanza dalla superficie marziana si apriranno gli airbag, eccoli, stacco del frenata, stacco del paracadute e atterraggio su Marte, dopo un certo numero di rimbalzi, la struttura del bag si chiude ed esce il rover. Come diceva l'ingegner Somma, i problemi è che per parlare con la Terra ci vogliono andate e ritorno, 8 minuti ad andare, 8 minuti a tornare. Quindi qualsiasi problema non è un problema che si risolve all'istante, ma si risolve almeno dopo 16 minuti. E quindi vedete il dispiegamento del contenitore del rover. Il rover si dispiega sui pannelli solari, tutti i sistemi a bordo. Ed è in grado poi di lasciare, diciamo, questa struttura lì, viaggiare sul territorio marziano. Un'altra tecnica, e poi cerco di concludere quanto prima, e questo è il rover. Ovviamente uno dei problemi più importanti è, se parte il filmato, è quello di riuscire ad avere una struttura con delle ruote che è in grado di camminare in una struttura, diciamo, in un terreno che a priori voi non conoscete. Quindi ovviamente la NASA ha fatto tutta una serie di studi, di simulazioni per creare, diciamo, quella che la configurazione meccanica del rover con le sue ruote, con tutti i suoi sensori, con tutti i suoi occhi, per poter poi trasmettere verso i pannelli solari per l'energia, per trasmetterci, cioè, tutte le informazioni a terra. Ecco, questo era il filmato che volevo far vedere. Questo è il terzo modo di atterrare, quindi con il rover già dispiegato e direttamente atterrato con dei booster che hanno frenato, come succede in tutte le altre due configurazioni, lo vedete qui. Il rover non atterra più con degli airbag, ma atterra di fatto già dispiegato. Quindi ovviamente il futuro sarà la colonizzazione. Non so se avete sentito, un paio d'anni fa già avevano selezionato a livello mondiale i primi 8 persone che sarebbero andate sul mare, 8-10, e che già sapevano che nel momento in cui loro dovranno andare non torneranno mai più sulla Terra. E ovviamente con tutti quelli che le intervistavano dice cosa farebbe il giorno prima di lasciare la Terra per sempre, quindi ovviamente gli impatti psicologici non banali. Forse non c'è nessuno su Marte, forse sì, forse ce lo vogliono far credere. Anche la filmografia ha scherzato su Marte, la famosa immagine anche di quello che è una roccia che potrebbe sembrare alle sembianze di una forma umana. E per concludere, in fondo, anche sulla Luna una birra non ci scappa mai, non ci sta mai male. Io lascio. Grazie. L'ingegner Sintonico ha lavorato per tanti anni al Centro Sviluppo Materiali, si è occupato di tecnologie dei materiali, in particolar modo, diciamo, ci parlerà di quelli che sono i problemi
di rientro in atmosfera. Avete visto con l'X-33 quando rientra in atmosfera, tutti questi vettori, avete visto, hanno la pancia nera, no? I bordi d'attacco neri, il muso nero, perché? Perché sono ceramici che servono per proteggere, diciamo, la struttura da quello che è il riscaldamento aerotermico nel rientro in atmosfera, perché in orbita, Leo, Meo, Geo che sia, non c'è ossigeno, ma quando rientro c'è ossigeno, quindi quel riscaldamento aerotermico potrebbe distruggere la struttura. Prego. Quando si è parlato dei viaggi negli esopianeti, io vorrei, ma soprattutto per gli studenti, no? Che sono il futuro, che riflettessero su un aspetto, no? Che oserei dire quasi che è un gioco di specchi, perché in verità affrontare il viaggio fuori dal sistema solare significa andare verso veramente l'ignoto. Allora, voi dovete considerare che a un certo punto le masse dei soli sono in grado, anche se la luce non ha massa, di defletterla. E allora, ammettendo che praticamente ogni sole incontrato dalla luce emessa da un altro sole molto lontano incontra 360 soli nel suo viaggio prima di arrivare a noi, e ammettendo che praticamente ogni sole ne provoca una deviazione di un decimo di grado, no? Volete considerare che quella luce ha fatto 360 gradi. Quindi quella lucetta che vedete nello spazio, che a voi sembra bella dritta là, potrebbe non essere là, essere in tutt'altra parte. Ed immaginate cosa c'è dietro tutto questo, perché significa andare verso lo spazio al di fuori del sistema solare necessita un'innovazione nella fisica proprio, cioè pensare a una fisica che va ben oltre la situazione attuale. E questo è, volevo dirlo, no? Perché è veramente un viaggio verso l'ignoto, che non è soltanto un ignoto tecnologico. E questo ci tenevo a far capire soprattutto ai giovani qual è l'entità del problema. Poi per quanto riguarda i materiali, ecco, insomma, voglio dire, non è che i materiali sono il solo elemento di successo o di insuccesso di missioni, delle missioni che avete visto, però è indubbio che quando il mezzo investe l'atmosfera, che sia essa terrestre o sia essa marziana, che a seconda poi delle densità, diciamo, la cosa ha un impatto diverso, chiaramente il problema aerotermico diventa molto molto importante. Allora io non vorrei tanto perdermi sul discorso dei materiali, perché non è una lezione universitaria. Io ricordo una riflessione fatta su un testo di uno dei padri del rientro ipersonico statunitense. Allora, se voi andate a considerare il rientro di una sfera, no? L'unico materiale che consentirebbe, considerando il calore che viene sviluppato nel trasformare l'energia potenziale e l'energia cinetica del mezzo fino a terra, sarebbe la grafite. Una bella sfera di grafite e passerebbe, come si dice, la paura. Ma immaginate che uno shuttle o una sonda che entra dentro un pianeta possa essere fatta soltanto in grafite. Ecco, insomma, non è. Il problema non è questo qui. Fortunatamente la natura, così come nel caso del volo aeronautico, ci è venuto incontro, perché insomma le strutture scatolate dell'aereo, alla resa dei conti, non sono un'invenzione, sono un trasferimento dal punto tecnologico di quello che era stato osservato sugli uccelli. Le ossa degli uccelli sono strutture scatolate e questo garantisce leggerezza, no? Resistenza meccanica specifica, ecco, come si dice in ambito aerospaziale. E voglio dire, il problema aerodinamico e fluidodinamico a quel punto diventa un problema estremamente importante. E il fatto che, avendo delle superfici smussate, tutto questo permette un riequilibrio termico che rende meno oneroso, diciamo, il problema aerotermodinamico e l'impatto sui materiali, diventa l'elemento che ha guidato lo sviluppo delle piastrelle in carburo di silicio dello shuttle e di altri mezzi, no, lo Gemini,
gli schermi in tantalio, per esempio, o in Superlega base nickel. Ma andando più oltre, andando a considerare dei profili di discesa molto più rapidi, quindi la necessità di avere superfici a punta, no? Tutto questo rivoluziona dal punto di vista delle tecnologie di nuovo il problema e si passa a quel punto al discorso dei materiali ceramici per alta temperatura, ma materiali che veramente sono soggetti a degli stress e a delle condizioni ambientali elevatissime. E in Italia, insomma, per chiudere il discorso qui, si sono fatte diverse cose interessanti e ci sono università, tra cui quella di Cagliari, dotata di una tecnologia di plasma sintering che consente veramente di miscelare diversi tipi di materiali. Con questo ho chiuso. Roger, we copy. Pretty good.